è mai esistita. La tua creatura è sparita. Sa figlia da cicliti, questa è una croce, una croce. Tommasino, cicliti, basti che non metti più piedi in questa valle, fai conto che è la tua liquidazione. Ma che sa? Cioè, se la dai, quello è un ladro di destrezza. Ma chi ha detto che se ne va da casa? Se la dai, fosse ora, si deve trovare un lavoro e se ne deve andare. E ma poi ci capite, ma perché si è appiccicato, Luca? In questa casa non lo voglio più. Ma ci capite, ma che è stato? Ma perché si è appiccicato? Se la dai, se la dai, si deve trovare un lavoro. Ma se lo sapete che sta? Non aveva colpino in capo. Cugè, ma mi faceva l'ombro per sé. Ma insomma, mi volete lasciare tranquillo, cugè? Io ho già fatto presepe. Uè, Lucario, tu manca stessi facendo una cupola di San Pietro e volte ci fate pasturare la coppa come vanno. O presepe. Minuccia. Maria Maria. E tu che fai? Maria Maria. Nino, tu sei qua. Buongiorno, papà. Che è stato lì? Si è appiccicata una tavola con tuo marito, eh? Ma quello è un uomo che ti adora, quello ti tratta come una gran signora, quello ti ha messo l'appartamento, è un uomo che anda a faticare, ha bisogno della sua tranquillità, quello tiene centinaia di operai, tiene pensieri. Il quando torna a casa ha bisogno di vedere la gioia, la felicità della famiglia. Perché vi siete appiccicati? Perché vi siete appiccicati? Questo è un altro capolavoro tuo, il più riuscito. E ragione tu, facci tutti sti capolavori. Tu non sei un capolavoro, tu. Non sei un capolavoro. Ma insomma, io non devo sapere niente. Ma che vuoi sapere tu, Luca? Che vuoi sapere? Tu hai fatto presepe, fatto presepe, fatto presepe. Io già fa un presepe, e faccio un presepe, però se succede una guai da me non ci venite, perché io ho già fa un presepe, ve la piangete voi e le vostre anime dannate, che puzza di tavolino. Gesù. Niente fra madre e figlia, un altro linguaggio. E puzza di tombolino, nemiche del proprio sangue. Gesù, Gesù, che gente, che gente. E così? Ha già avuto le spalle e me ne aiuta, mamma. E tu si pazzo, pigliami. E chi lo muove qua? Mamma, io non sopporto più. Sì. È un uomo che mi tormenta con la gelosia. Ti tormenta, figlia mia. Dovresti camminare un poco più dritta. Io sono mamma e certe cose te posso dicere. Ma perché, mamma, che faccio, Che faccio? Ma che faccio? Che faccio? Ma non mi facci ridere. Il fatto vero è che io sono una stupida, questo sì. Faccio solamente chiacchiere, mamma, ma già fai fatte. Mamma, che faccio? Mattina. Mamma, io me lo scappo. Per il signor Nicola Vescovo, gente, il nostro matrimonio fu un errore, perdonami. Sono innamorata di Vittorio Elia e fuggo con lui questa sera. Addio, Minuccia. Mamma mia, e tu sei pazzo, figlia lì. E tu mi fa morire a chi lo poveronno. Mi non ha messa lettera.
No, mamma, non va wrong. Di nuovo amore di Ramastalong. Ramastalettere di nuovo. Mamma, non va wrong. Ramastalettere, amore di figlia d'Avel. Oh. Ah. Oh, madonna mia, bella. Addolorata mia. Bene, no. Se dici un'altra volta quelle che hai detto, l'occhio mio non è più. Che ti è fatto uno qualunque? Quello ti è marito. Ti è marito. Quando non lo voleva bene, lo diceva prima. Io non lo volevo, voi mi voleste bravo a forza. Ma mo è fatto e non c'è più rimedio. E io me ne scappo, mamma. E io ti vengo una cosa in faccia. E a che aspettate? Mamma, fatelo, uccidetemi pure. Ma perché sono stata così disgraziata? Disgraziata, pigliami, tu hai avuto che la short. Però ricordatevi, mamma, che io non sono più una stupida come una volta, mamma. I gomstong, mamma, i nervi sono nervi. I gomstong non mi controllo più, sì. Mamma. Io scherzo tutte cose, no. Mamma. Ma io scherzo tutte cose, scherzo tutte cose. Che è stata? Niente, magari non è stata niente. Niente. Qua magari mi pare a casa la picciola. Come sei? Chi ha scassato come sei? È stata figlia, dai, pigliatillo questo. Ah, me l'ha già pigliata questa, no? Io me l'ha già pigliata con donna Concetta. Questa è l'educazione che hai dato ai tuoi figli, e questi sono i frutti che raccogli, eh? Ma io mo mi sono scucciato, io mi metto un cappottino e scicabascio, me ne vado sopra una montagna a fare il romito. Uè, Lucarie, sentiamo buono quello che ti ha già detto, Lucarie, perché io non ce la faccio più con te, tuo figlio, tua figlia, tuo fratello. O vedi che il balcone, Lucarie, o vedi? Ma se ne esce mezzo col balcone. Bravo, guardalo buono. Perché noi ho chiesto, sai che faccio, Lucarie? La rap e mi è cavoppa a basci. Perché non ce la faccio più. Io non ce la faccio più! Mamma, papà, sei sentito male, mamma? È morta mia moglie. Chiamate a Pasqua. Corrigi, chiamate a Pasqua. Cugè, Marona, Cugè, Pascalì, Luca, che succede? Pascalì sta morendo mudere. Ma non ti preoccupare, è cosa niente. Va rinda la cucina, piglia la bottiglia con l'aceto e accende le candele. Ma vado subito, non ti preoccupare. Cugè, parla che non parla, apri gli occhi, Cugè, fai un discorso, Cugè. Lucarì. Qua sta agito. Asca, accendi tutte le candele per mia moglie, che la Maronna ci ha dato la grazia. Tutto. Cugè, parla, Cugè, va. Cugè, fai un discorso, Cugè, parla, apri gli occhi. Asca, studi, sta parlando, Asca, studi. Cugè, come ti senti, Cugè? Ma si può sapere che è stato? Niente. Pasqua, è inutile che ti manca, qua non si può sapere niente. Lucarì, Guaglione si è rubato pure il pretello. Pasqua, niente da cinna mia, eh? È Mariuola, Pasqua. Ma come si deve fare con quel ragazzo? Io non lo so. Io me ne devo andare. Me ne devo proprio andare. Pasqua, vattene, Pasqua. Non si può vivere con questo incubo in casa. Ma chi aspetta che la notte questa chi la sa roba pure a me mentre sta curcata rindaulietta? Me ne devo andare. Pasqua, vattene. Pasqua, fatti prima Natale e poi te ne vai, eh? Cugè, come ti senti? Come ti senti, Cugè? Tu non mi fai mettere a paura a me, Cugè. O sai che paura mi sono misi, Cugè? Non è da rette, figli, che si sa la riuscita che fanno, che sono irriconoscente. Cugè, tu hai pensato a me e io ho già pensato a te, Cugè. Cugè, perché si muore tu. Ora pure io, Cugè.
Cugino, come ti sei? Meglio, meglio. Ha visto colore nata poco, eh? Sta meglio, sta meglio, papà. Ma vietta da fare un presepe, nata poco. Papà, ma voi pensate a un presepe, per piacere. Nino, state vicino a mamma, mo a rapire. Chi arriva, amore, sai? Chi arriva? Mamma. Mamma, tu muovi dei morti a me? Ma tu, figlia, ma tu vai a scrivere quella lì? Tu lo sai che tuo marito è un uomo positivo? Se quella ha la certezza di una cosa sì, chi la t'aggira? Nino, c'ha mamma. Prendi quella lettera e strappala, fai pace con tuo marito e finisci tutte cose. Giura a me, da mamma, giura a me. Vuoi giurare, mamma? Grazie, grazie, figlia mia. Iuri, Iuri, stava morendo mia moglie. Ma voi che dite? Ce l'avevi vista persa di mano. Mamma, come sta? Niente, niente, non vi preoccupate, non giramente capa, pressione un poco bassa e sto aiuto a finire scendere. Che la mangia come un uccello.